Abbiamo detto che i piedi sono una bussola. Il corpo in qualche modo ci parla, ci fa capire le emozioni e le sensazioni. I piedi invece ci indicano dove la mente vorrebbe essere nel prossimo futuro. Allora, l'attenzione durante una conversazione dura circa 2 minuti. Anche quando parli con la persona più noiosa del mondo, per 2 minuti puoi reggere. Poi, 3 punti del tuo corpo cominciano a scalpitare: naso, ombelico e piedi. Questi punti che allineati indicano di fatto la posizione del tuo corpo, ti dicono inconsciamente: ah bello, guarda che me ne voglio andare. Vediamo un paio di dettagli. Il naso denota la testa, quindi la razionalità, sta in mezzo agli occhi e indica la direzione in cui stai guardando. È infatti dove risiede il cervello, quindi la sede di 4 dei 5 sensi. Il tatto è il senso, quello che sta nella pelle. L'ombelico è il riferimento di tutto il tronco, è la sede delle emozioni, infatti proprio nel tronco c'è il cuore. I piedi rappresentano l'istinto, sono l'indicatore inconscio. Si trovano nella zona, diciamo, delle gambe, dove infatti troviamo gli organi di riproduzione, ed è questo l'istinto primario dell'essere umano. Ora ti faccio qualche esempio. Ti trovi in un gruppo e stai raccontando qualcosa legato al lavoro oppure ai fatti tuoi personali, no? I piedi di tutte le persone interessate al tuo racconto saranno rivolti verso di te, in questa maniera. Se però per un attimo dai un'occhiata a te, potresti vedere a chi non frega niente. Delle volte capita che piedi e tronco sono rivolti da un'altra parte, ma la persona vi sta guardando, tipo in questo modo, no? Significa che la parte razionale è lì, o forse sta presenziando, ma le emozioni e l'attenzione non sono per te. Se improvvisamente cambi storiella e dici qualcosa che emozionerà quella persona, vedrai il suo tronco girarsi nella tua direzione. Per concludere, è importante riconoscere il linguaggio del corpo perché durante la vendita o solo durante una conversazione puoi giostrare le parole per richiamare l'attenzione di tutti. E saper riconoscere quando stai annoiando una persona ti dà una marcia in più. Se il mio vicino di casa, che è una persona fantastica, ma minchia, parla senza mai fermarsi, se lo conoscesse questo argomento, io riuscirei a salire in casa in 2 minuti. Ogni volta che lo incontro rimango bloccato praticamente. I miei piedi puntano sempre verso l'uscita, l'ascensore, la rampa del box, però lui, non conoscendo il linguaggio del corpo, non lo comprende. Oggi prova a osservare le persone quando comunicano tra di loro. Credimi, ti stupirai di quello che succede.